aeronave, nave stellare. Radio Starship. Ship, nave vascello. Radio Starship. Starship, aeronave, nave stellare. Viaggi, esplorazioni, avventura, volo. Radio Starship. Le terapie, i sogni, le ricette, le musiche. Un'idea di Claudio Rocchi, sviluppata con Franco Bolelli, Manuela Manchegazza, Umberto Mosca. Radio Starship. Would you like to go up on a deck and look at them with me? Rai 2, Milano. Eccola qui Starship, nuova versione aprile 1995, da questa sera ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 21.30. Vediamo che succede nel volo di questa sera. E intanto l'ottimo Renzo Ceresi è stato promosso a mansioni superiori e dirige l'assetto di volo e non cura più la regia. Al suo posto è arrivata dalla terra Orietta Crispino, benvenuta, ciao. Le biglie sonore, come sempre, sono gettate da Mia de Toffol. Allora, viaggiano con noi questa sera Andrea Parodi dei Tazenda e tre degli Stroilogoi. Franco Bolelli ci racconta, per quello che secondo lui non dovremmo perderci, che c'è una settimana del design giù sulla terra a Milano. Avremo le musiche di Orange Nine Ham Ham, Tazenda Todd Snyder, e poi Manuela ci racconta due favole persiane, Giudici Corrotti e Popolo Saggio. Per Dietro le Ottave, nuova musica italiana, ascoltiamo Di Soi Logoi. Vabbè, abbiamo scoperto che Andrea Parodi dei Tazenda ha viaggiato a lungo per mare, che sa usare il sestante e che, vi assicuro, ha espresso viva curiosità per il modo con cui facciamo le rotte, soprattutto per le mappe del cielo di cui disponiamo. In lui, che è abituato a guardare il cielo dal mare, i nostri quadri di riferimento stellare hanno destato grande interesse. Stasera noi andiamo sul Mir Loca, il pianeta del niente. Viaggiando parleremo di ispirazione, creatività, giustizia, bellezza, saggezza e successo. Del resto, dove vale il niente, tutto ha grande valore, e dove vale tutto, niente non ne ha. La rotta sul Mir Loca, priva di aspettative, ci fa pronti a tutto ed è un buon modo per viaggiare tra mondi e persone, forse l'unico credibile. Se le porte della percezione fossero bene aperte, ogni cosa apparirebbe all'uomo qual è, infinita. William Blake a Radio Starship.